Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Venata. Questo è il terzo episodio della nostra campagna con i Cirochi, nel prendere l'obiettivo di conquistare le 13 colonie. E praticamente nelle scorse episodi siamo riusciti a prima a vassalizzare i Chickasaw e i Creek e poi integrarli, come potete vedere. C'è Chocatao adesso che ci ha scelto come rivale, c'era anche Powhatan che è arrivata fin da noi, ci aveva messo come rivale. Però quando c'è un rivale con una sola provincia come Indiano, di solito ve lo fa spazzare via dalla mappa con una casus belli ad hoc. Dopodiché abbiamo vassalizzato Miami in maniera diplomatica e adesso abbiamo confinante con noi i Wichita e come si chiamano questi? Che cavolo di nome è? Non so. Questi qui su Squanock? Non lo so. Questi qua. Allora, vediamo un po' che missione abbiamo. Sempre quella di recuperare il nostro stabilità, ma non ci interessa. Di incorporare Miami, ma sarà una cosa abbastanza lunga. E di migliorare le relazioni con Wichita. Vabbè, ci proviamo. Vediamo un po'. Mandiamo un nostro diplomatico lì. E andiamo avanti. Appena avremo i soldi restituiremo questo prestito, perché altrimenti... Ok, loro ci hanno tolto l'accesso, credo che sia normale dopo che create dei vassalli che vi tolgono l'alleanza e l'accesso. Mi dà anche loro, sarebbero vassallizzabili, però ci dovrebbero arrivare un attimino più a tiro. Ma forse sì, allora proviamo a migliorare le relazioni con loro. E vediamo che succede. Ah, in verità forse avrei potuto prendere, cioè i punti, prendere il famoso colonizzatore, vedere se già ci possiamo permettere una colonia. Non sarà così semplice. Vediamo un po'. Allora, 11.2, 10.2, 10.2, 11.2, 10.2, 9.2 e 11.2. Non sto dando i numeri, ma sono le percentuali che hanno di avere dei pionieri, quindi lo mandiamo qui e vediamo un po'. Al momento costa 0, arriverà in 10 giorni. Allora vediamo quant'è che costa mantenere una colonia. Costa 2.08 ducati, non ce lo possiamo permettere assolutamente. Vediamo se scendiamo fino a 0. Ok, la crescita all'anno, diciamo, per i nostri soldi a 0. Ok, verde, così. Quindi così ce lo possiamo permettere e praticamente faremo solo leva sul fatto che ogni tanto, casualmente, il 17.2% ogni mese, quindi un mese ogni 6, potranno arrivare 25 pionieri in più. Conviene pure metterci qualcuno a verificare, altrimenti se escono fuori si ribellano qui i nativi, sono dolori. Magari però dovrei anche rimpolpare un po' le truppe, almeno tipo così a metà, e quindi dobbiamo riabbassare un altro po' la maintenance delle colonie. Non ci riusciamo, in modo da non perdere persone. Andiamo così. Bene, a sto punto forse dovrei perdere il nostro caro amico qui, però io potrei alzare un po' la stabilità, che ci darà un po' di vantaggio economico, magari a 0, e dopo lo leviamo, visto che questo ci dava uno sconto sui punti spesi. Vattene pure. Quindi abbiamo cominciato a colonizzare e andiamo avanti. Quindi come vedete la prima colonia andrà un po' così lentamente avanti. Già ci sono 60 colonie, come vedete, quindi dobbiamo solo sperare così. Non spendo altri soldi perché sennò altrimenti sarà dura. Ok, base tax la potrei migliorare lì, però anche qui non sono, come dire, una cultura accettata, non serve a granché in sostanza. Quindi vediamo altri tipi di struttura a questo punto. Difensivo
quanti uomini in più. Questo è tutto costruito nei nostri territori. Beh, continuiamo con le tasse. Vediamo qui come va con la local autonomy. Ancora 65%. L'arreste è meno 5, quindi forse tra un po'. Non so quanti anni ci vorranno. Ok, quindi siamo riusciti a fare una missione, non è male. Vassalize Vicita. Ma non ci si riesce, quindi no. Fai un'alleanza con Vicita, sì. Questo sì che ci dà dei punti. Vicita, dov'è? Ok. Mettiamolo in federazione con loro. Quando è che finiamo? 98, il mese prossimo finiamo. Ok, anche l'alleanza ce l'offrono loro. Perché no? Andiamo avanti. 50 punti amministrativi. Abbiamo finito. Insulta Chocatao. Sì, subito. Si da prendere punti. Bene. Incorpora Miami. Miami. 1475, ci vogliono 7 anni ancora. È una lunga sfacchinata. Ah, loro sono diventati amichevoli. Cioè no, più che amichevoli, difensivi. Ok, abbiamo da ripagare un debito. Repay all loans. Bene. Perfetto. La nostra prima colonia sta già a 135. Bene. A un certo punto andremo molto più veloci di queste con la colonizzazione. Corpora Miami, cioè non c'è una cavolo di missione che possa fare, diciamo, non dico velocissimamente, ma almeno in tempi, come dire, più o meno accettabili. Tax income, l'abbiamo fatte. Tax modifier, queste due. A posto. Metti da parte dei soldi. A questo punto io direi sì, di togliere la costruzione, così. È un trucchetto, lo so, ma tanto erano due costruzioni che non è che ci porteranno più di tanto benefici, visto che la local autonomy qui è ancora abbastanza alta e non la posso abbassare, perché sennò altrimenti le truppe, friendly troops ci dà 0,50, insomma, quindi non è proprio il caso. La nostra colonia sta a un quinto, sta andando veloce, sì, si è alzata pure la percentuale, perché non so se ci avete fatto mai caso, ma man mano che la colonizzazione va avanti avete sempre più chance che arrivino dei settler. Ok, quindi noi abbiamo un claim su Tuskegee. Roba è. Ah, non lo vedo. Scusate, io vedo Chocatao e Tohome. Vabbè, vediamo un po'. Ah, loro prendono un claim da noi. Ok, scusate, pensavo il contrario. Vabbè, pazienza. Quindi nemmeno stavolta ci va bene. Io non sto facendo embargo a nessuno. Deficiente. Quindi embargo a loro. E abbiamo solo quel rivale lì. Vabbè, quindi abbiamo l'embargo in piedi. Ah, un po' di soldini, grazie. Quindi questo per la nostra missioncina va benissimo. Incorporare Miami, ancora che insisti. Allora, local tax modifier lo mettiamo a rifare. Allora, la nostra National Rest al momento è meno 1, va tutto benissimo. 235 la colonia. Ancora incorpora Miami. Dacci qualche altra cosa da fare.
Allora, queste le abbiamo costruite tutte. Tax modifier pure l'abbiamo costruite tutte. Vabbè, migliorerei la produzione. Goods produced. Ok, è più efficiente questa. Anche questa poi sarà di cultura accettata, quindi poi alla fine magari ci concentreremo su migliorare le nostre colonie. 21% ogni mese, siamo a 286, sta andando abbastanza veloce, dai, 1471. Importante è che per il 1500 abbiamo fatto quanto più è possibile. Andiamo avanti. Ok, grano. Non è il massimo, però vabbè. Cominciamo anche a guadagnare da questa colonia, quindi infatti adesso avremo sicuramente più soldi. Esatto, quasi un ducato al mese. 310. Ah, infatti sto dicendo, tra un po' potremo anche salire di livello amministrativo. Boom. Il primo è andato. Potremmo fare altri due. Il prossimo è 1489, i punti un po' si alzano. Purtroppo funziona così. Siamo ancora a 7, 0,94, forse potrei metterlo adesso un aiutante. 50 punti amministrativi sicuro. Uno che ci abbassa il National Rest, un altro che ci alza il prestigio. Vabbè, pigliamoci questo. Ok, un punto in più, forza. No, non mi piace. Ok, a livello di uomini non siamo oltre il limite, no, 17-18 va benissimo. 336. Non so se altri siano più forti di noi al momento, ma non credo, come indiani credo che siamo quelli con più uomini. Dopo di noi c'è Euron, come manpower forse dovrei migliorare un po'. Però loro hanno un force limit più alto del nostro, quindi ovviamente hanno più province, dove stanno? O comunque valgono di più perché sono poche. Vale 3. Vale 3, vale 3 e vale 3, quindi 12. Mazza. Mazza. Noi 2, 2 e 2. Quindi 2, 4, 7. Qui abbiamo altre, però vedete l'open autonomy è ancora alta. Man mano l'arresto qui sta andando giù. No, adesso però c'è l'effetto del consigliere, quindi è tutto fumo. In Miami sta più 200. Si sta allontanando da noi. Perché si sta allontanando? Stai fermo. Lo possiamo integrare? È un po' un casino il fatto che si è tolta da qui. Magari a questo punto vattene sul mare. Che sarà meglio. Quindi mezza colonia è andata, non si sono mai ribellati i nostri amici, non sono nemmeno usciti eventi positivi o negativi, vabbè, tutto tranquillo per adesso. Andiamo avanti, eccoli qua, di nuovo sta storia, perdiamo i punti. Allora, forse è il caso di aumentare il manpower a questo punto. Che a livello economico, no, abbiamo ancora la production efficiency. Vabbè, prendiamo un po' di inflazione. Eccolo qua. C'è morto il re, però ce n'è arrivato uno bello forte a quanto pare. 6, 4, 5, 12 punti al mese, grandioso. Recover negative stability, ci dà solo prestigio, vabbè. Insultare Chocatao un'altra volta. Io continuo ad insultarlo, ma allora non è che interessa più di tanto. Ah, hanno 10 uomini, si sono rinforzati, attenzione ragazzi. Loro sono diventati amichevoli, grandi. Se migliorassimo le relazioni di 21, quindi arriviamo a 138-158. Proclamiamo la garanzia. 168 e con un regalo si fa.
Ok, quindi programmiamo garanzia. Gli diamo il passaggio. Quindi ci avremo un altro vassallino. Centocinquantasette e 21, 58, 78. Ok, a posto. In verità è arrivato a 165, basta un regalo. Quanto guadagniamo al mese? 0,38. Per fare un regalo a questi ce ne vorrà. Perché abbiamo inflazione altissima. Noi abbiamo qualcuno che possa abbassare l'inflazione? No. Però magari un po' di inflazione la dovrei togliere. Lo so, sono punti, ma... Ok. La mettiamo così che è meglio. Tanto la prima colonia è andata. Ci siamo quasi. Penso sia una questione di... un paio d'anni al massimo. Vedete, abbiamo quasi la metà adesso come probabilità che accada. Ok, con Wichita abbiamo finito. Le dobbiamo mandare un regalo praticamente. Ci sono sempre 25 ducati. Ci si arriverà in 8 mesi. Ok. La colonia sta a 911 grandi. 936, benissimo. Un po' di arresto. Resto. 987, quindi prossima botta, colonia fatta. A posto, in verità non so manco se adesso conviene dare dei soldi a loro invece che costruire sulla nostra colonia. Vabbè, aspettiamo, tanto alla fine andiamo a fare il core. Questo è da 4, grande. Vai qui. Aia. Dolori. Colonize questa, ma va, quindi la pigliamo perché questa ci dà un buon modificatore, però poi l'abbandoneremo. Che non possiamo permettercela. Andiamo a posto, quindi adesso avremo una crescita un po' più veloce di questa colonia. Quindi adesso questa è la percentuale che si è alzata di 5 punti percentuali grazie a quella missione. E se non erro adesso ci darà, vedete, 54. No, l'altro non ce l'ha data. L'altro modificatore, aspettate. Mi sa che dovremo pagare per avere l'altra cosa. Sì, infatti se paghiamo arriviamo a 35. Diciamo così. Andremo un po' più veloci. Allora, formiamo un'alleanza con questi qui. Bene, vediamo un po'. Sì. E poi massalizzarli. Loro si sono allontanati, li possiamo ancora massalizzare. Un problema sto fatto che si allontanano. Vabbè, lasciamoli perdere, dai. Massalizzare qualcuno in una zona che sinceramente non ci interessa come area geografica. Sono solo soldi persi. Qui il core è finito. Adesso vediamo un po' le costruzioni che possiamo fare. Sicuramente quella del Baystax. Vai.
Questa è Cirochi, quindi è tutto a posto, proprio soldi in più che entreranno tranquillamente. Ci sono già 80 coloni. Mi sa che sti più 20 all'anno e spende tutti questi soldi non è che ha tanto senso, eh? Ci recuperiamo un po' di soldi, che è meglio. Ok, bene. Perdi i soldi, uno di stabilità, perdiamo i soldi. Accumulare soldi. È una parola. Vabbè, la mettiamo. Solo una guerra ci può far recuperare questi soldi. Vediamo un po'. Vediamo se in qualcuno di questi riusciamo a... Com'è che non ci fa più fare coalizioni, federazioni, voglio dire? Non ho più l'opzione di entrare in federazione. Noi siamo in federazione con qualcuno, sì. Ah, ecco perché, siamo già in federazione con qualcuno. Dentro questa federazione ci stanno solo loro. Vabbè. Qui c'è un'altra federazione. Sì, i nativi escono a mani... Aia! Cioè, addirittura sono usciti uno dopo l'altro e ci ha fatto pure un bel danno alla, colonia. Allora, mi sa che dobbiamo alzare la manutenzione delle nostre truppe perché è un macello. Altrimenti purtroppo allora loro sono integrabili. A me piacerebbe loro andassero sul mare, Ah, non possiamo perché si sono allontanati. Vabbè. Quindi ho fatto bene a non... Aia, è crashato il gioco. Come avete visto, purtroppo al 24 dicembre il gioco ha avuto un crash. Fortunatamente in Iron Man il gioco salva praticamente ogni mese, o comunque ad ogni azione particolare, quindi abbiamo perso solo 2-3 settimane. Io però direi che comunque il tempo a nostra disposizione è scaduto anche per questo episodio. Vi ringrazio ragazzi per l'attenzione, ci vediamo al prossimo episodio. Supportare dei ribelli croati? No, ci sono i patrioti greci, perché a me piacerebbe che qui